Piombino, il 20 marzo 2023 arriva la nave rigassificatrice. Lo scorso anno, se vi ricordate, abbiamo fatto un video anche con dei 3D per spiegare com'è che funzionava questa rigassificazione. Ora, dopo un anno, abbiamo avuto l'autorizzazione per salire a bordo della nave rigassificatrice Italis LNG, che prima si chiamava Golar Tundra, per capire, per vedere concretamente lì com'è la situazione e tirare un attimino le somme. Prima di salire a bordo però facciamo una brevissima sintesi concettuale di cosa sia la rigassificazione e perché si fa. Rigassificare, come suggerisce la parola stessa, consiste nel passaggio di stato da liquido a gassoso. Dal proprio territorio l'Italia di gas ne estrae ben poco, la maggior parte è importata dall'estero. Per arrivare fino al nostro paese il gas viaggia essenzialmente in due modi: nei metanodotti in forma gassosa e sulle navi metaniere in forma liquida. Perché liquida? Ovviamente non per sfizio, ma perché quando il gas diventa liquido riduce il suo volume di circa 600 volte, quindi se ne può trasportare molto di più. Per vostra informazione, per farlo diventare liquido non si agisce tanto sulla pressione ma sulla temperatura, che deve arrivare a circa meno 162 gradi Celsius. Il punto qual è? Che il gas, per essere utilizzato nelle nostre case, se vogliamo accendere il fornello per capirci, deve tornare in forma gassosa. Quindi, quando il gas liquido viene scaricato al porto, ci deve essere un sistema che lo riporta allo stato gassoso per immetterlo nella rete. Questo sistema di rigassificazione, e veniamo a noi, può essere fisso o mobile, cioè una nave come quella che sta al porto di Piombino. Siamo a bordo della Italis LNG, la vecchia Golar Tundra. All'incirca una volta a settimana arriva la nave metaniera piena di gas liquefatto e si affianca alla nave rigassificatrice. Le manovre avvengono di notte per non intralciare le attività del porto. Questi sono i tubi flessibili, guarda, eccoli qua, che si agganciano alla nave metaniera e attraverso i quali viene caricato il GNL, che vi ricordo sta per gas naturale liquefatto. Le operazioni di scarico finiscono nel giro di 36 ore circa. Il gas liquefatto arriva qui sotto i miei piedi, dove ci sono quattro grossi serbatoi. Di questi, tre hanno una capienza di circa 48.000 metri cubi di gas, il quarto di circa la metà, 24.000 metri cubi. Ma il cuore della rigassificazione, dove avviene il processo vero e proprio, è a prua, ad opera dei cosiddetti vaporizzatori. Eccoci, eccoci ai vaporizzatori. Questo è il cuore di questa nave. Il GNL arriva da questa parte, entra in questi tuboni gialli, li attraversa e diventa gassoso. In realtà all'interno di questi tubi ci sono tantissimi tubicini immersi in acqua di mare. La differenza di temperatura tra i due fluidi è sufficientemente grande da scaldare il GNL, che si trasforma quindi in stato gassoso. L'acqua di mare utilizzata non entra mai a diretto contatto con i gas, quindi viene ciclicamente reimmessa in mare e se ne preleva di nuova. Da qui, attraverso delle tubature sigillate, il gas lascia la nave rigassificatrice e raggiunge la terraferma tramite un metanodotto. Circa 8 km dalla nave il metanodotto si collega con la rete nazionale di distribuzione. Questo sito che vedete è il punto esatto di incontro. Sembra un normale campo coltivato grazie agli interventi di ripristino che sono stati fatti. A proposito di rischi, uno dei timori più diffusi, soprattutto tra i non addetti ai lavori, è quello del rischio esplosione. Cioè si pensa che questa nave, contenendo gas, possa in qualche modo esplodere. E secondo me ci sta pure pensare una cosa del genere. Perché? Perché ci si fa prendere da aspetti irrazionali. Però, pensiamoci un attimo, noi ogni giorno utilizziamo auto, autobus, aerei, navi che contengono un serbatoio pieno di carburante. Noi abbiamo paura di utilizzare l'auto? No,
Perché no? Perché conosciamo, siamo abituati a quella tecnologia, conosciamo quella tecnologia e non ne abbiamo paura. Relativamente agli impianti di rigassificazione, sappiate che in Italia, oltre a questo, ce ne sono tre: a Panigaglia, a Livorno e vicino Rovigo. E tutti e tre lavorano da tanto tempo, da anni e decenni. Ce n'è anche un quinto, una FSRU, quindi come questa di Piombino, ed entrerà in funzione all'inizio del 2025 al largo di Ravenna. La rigassificazione in realtà è un qualcosa che si fa da tanto tempo. Nel mondo ci sono circa 50 navi come questa a Piombino e non c'è mai stato un incidente. Ecco, se non prendiamo in considerazione questi dati e ascoltiamo solamente la pancia, rischiamo di non essere oggettivi, capito? Ora, torniamo in studio perché voglio raccontarvi gli aspetti ambientali su cui porre la giusta attenzione. Eccoci, abbiamo visto che per rigassificare viene utilizzata e poi rilasciata acqua di mare. Qual è l'impatto ambientale di questa operazione? L'acqua che viene rilasciata ha due caratteristiche che possono essere considerate critiche e sono costantemente monitorate. Ha una temperatura più bassa di circa 6-7 gradi rispetto all'acqua di mare circostante e ha una concentrazione di cloro di 0,2 parti per milione. Il cloro infatti viene utilizzato nella rigassificazione per prevenire la proliferazione di batteri o funghi. C'è da dire che questi valori diminuiscono rapidamente già a una decina di metri di distanza dalla nave fino a diventare praticamente irrisori per l'ambiente circostante. In ogni caso ovviamente c'è un costante monitoraggio ambientale e secondo me questa è la cosa più importante, sia dell'aria ma anche della flora e della fauna marine. Quest'ultimo inoltre è condotto dal Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata di Livorno, CIBM. Lo stesso monitoraggio ci sarà anche a Vado, in provincia di Savona, che è il luogo dove probabilmente sarà spostata la nave a partire dal 2026. Detto ciò, io so che c'è una domanda che a questo punto molti continuano a farsi, a porsi, ma c'è davvero bisogno di questa nave rigassificatrice e degli altri tre terminali di rigassificazione? Consideriamo che il nostro fabbisogno di gas in un anno è di circa 60-70 miliardi di metri cubi di gas. I tre rigassificatori che già esistevano, quindi parliamo dei tre già preesistenti rispetto a Piombino, contribuivano per il 25% con circa 15 miliardi di metri cubi all'anno. Con la Italis LNG, la cui capacità di rigassificazione annuale è di 5 miliardi di metri cubi, siamo passati a un totale di circa 20 miliardi di metri cubi annui rigassificati. Quindi sì, è importante avere queste porte d'entrata perché il GNL permette di differenziare le importazioni dal momento che puoi comprarlo da diversi paesi e non sei costretto a usare i metanodotti che inevitabilmente sono legati a determinati paesi esportatori. Il GNL invece puoi comprarlo da un paese o da un altro perché arriva via mare. L'Italia nel 2023, ad esempio, lo ha importato principalmente da Stati Uniti, Qatar, Algeria e da altri 6 paesi nel mondo con i quali sono stati stretti degli accordi dopo la guerra in Ucraina, come sappiamo. Insomma, i terminali di rigassificazione rappresentano una soluzione alternativa di approvvigionamento energetico e d'altronde anche strategico, soprattutto in situazioni geopolitiche delicate come quelle degli ultimi anni. Bene. Detto ciò, se avete altre domande, magari sulle importazioni di gas o sul sistema di trasporto di gas italiano, sappiate che abbiamo già fatto altri video dedicati, quindi vi consiglio di andare a recuperarli sui nostri canali e se ci sono altre domande o dubbi, scriveteci pure nei commenti. Spero che questo video vi sia stato utile per fare un po' di chiarezza, ma magari anche per tranquillizzarci un po', perché sono dell'idea che più si conoscono le cose e meno ansia c'è. Grazie mille per averci seguito fino alla fine e vi do appuntamento alla prossima, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.